Ciao ragazzi, ben ritrovati. Leggiamo un po' in questi giorni che mai come negli ultimi anni in Serie A cambiano così tanti allenatori. Ed effettivamente, andando un po' a fare il conto, c'è più della metà dei club che parteciperanno al campionato nella stagione 24-25 vedranno delle novità in panchina. Quella fresca è che l'Udinese non ha confermato Fabio Cannavaro, che era stato chiamato sostanzialmente per il rush finale salvezza in questa stagione appena conclusa, riuscendo poi a salvare anche la squadra friulana, vincendo lo scontro diretto spareggio a Frosinone, ma ci sono stati tantissimi altri club che o hanno già ufficializzato i nuovi allenatori o lo stanno per fare in queste ore, o lo faranno nei prossimi giorni. Tra questi, ovviamente, c'è anche il Torino, il nuovo allenatore dovrebbe essere Paolo Vanoli, che tra l'altro libera un'altra panchina di Serie A, quella del Venezia, che andrà occupata. Cerchiamo un po' di capire gli incastri che vedremo in vista della prossima stagione e vi dico un po' anche la mia su come la penso. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campana degli aggiornamenti e lasciate un like al video. Seguitemi sui miei canali social che vi lascio in descrizione, dove trovate anche riferimenti per maglie Calcio Italy, kit calcistici a prezzi stracciati e con falso nuovo utilizzate il mio codice e avrete un ulteriore sconto del 10% sul totale dell'ordine. Andate su Instagram, seguiteli, contattateli, chiedetegli informazioni e poi, qualora doveste acquistare qualcosa, avvertitemi, datemi un feedback, che sono molto curioso di sapere come vi trovate. Tra l'altro, nei prossimi giorni dovrebbe arrivarmi qualcosa di nuovo da farvi vedere. Allora, io direi partiamo dalle cosiddette big e scendiamo a cascata alle altre. Su Thiago Motta alla Juventus ho già fatto un video settimane fa, vi invito a recuperarvelo, più o meno il mio parere è sempre quello. Aggiungo che Motta alla Juventus o va benissimo o è un buco nell'acqua, non vedo mezze misure, perché portare Thiago Motta alla Juventus comporta una scelta abbastanza particolare di rottura con il passato, quindi o funziona o non funziona. Lo stesso, ma forse beh, in minor parte, la penso di Fonseca al Milan, ma anche qua ne ho già parlato, quindi recuperatevi i video. Non mi soffermo troppo su Conte al Napoli perché ci farò un video a parte e idem sulla situazione della Lazio che in queste ore ha annunciato il biennale con Marco Baroni dopo le dimissioni di Tudor. E quindi chi è che cambia lì su? Beh, principalmente il Bologna, che dopo l'addio di Thiago Motta ha annunciato italiano, scelta che secondo me ha due risvolti, se vogliamo analizzarla. Il primo è un risvolto positivo, soprattutto per l'italiano, al quale viene riconosciuto da un club che quest'anno comunque sarà impegnato in Champions League, una certa bontà sulla tipologia del lavoro fatta negli ultimi anni a Firenze, una bontà che io anche nei miei video ho sempre sottolineato. Per me, italiano è uno dei pochi allenatori italiani, passatemi la ripetizione, che in stagione non ha mai fallito sin dai tempi del Trapani. Quindi si parla già di 6, 7, 8 anni. Quindi è veramente un bravo allenatore. E il fatto che venga scelto da un dirigente come Sartori, visto che anche da queste parti si magnifica sempre Sartori, mi dà da pensare che godano della stima di uno dei più importanti dirigenti italiani. D'altro canto, per italiano è un bel salto in alto ed è una sfida complicata, perché arriva in una piazza che giocherà per la prima volta la Champions, ma ci saranno comunque aspettative. Arriva al posto di un allenatore che ha fatto davvero i bambini coi baffi, come si suol dire dalle mie parti, a Bologna, e quindi rimanere su quegli standard, su quel livello, sarà difficile, sostanzialmente impossibile. Il Bologna potrebbe pagare lo scotto dei tanti impegni e quindi difficilmente ripeterà la stagione scorsa e lui dovrà metterci la faccia. E poi, appunto, se le cose non dovessero mettersi bene, finirà sicuramente sotto il fuoco incrociato dei media, della stampa, anche dei tifosi che stanno tenendo un atteggiamento un po' troppo pretenzioso nonostante l'obiettivo raggiunto la stagione scorsa. Quindi una scelta coraggiosa, quella di Italiano, che però alla quale dovranno seguire, insomma, un certo tipo di lavoro, un certo tipo di fatti. Poi
La Fiorentina per suo italiano è andata con un blitz. Ecco, in 2 giorni loro hanno chiuso Palladino, si portano a casa un allenatore che per me è molto bravo. Io l'ho detto in questa stagione quando mi è capitato di parlare del Monza, non si parla mai abbastanza di Palladino, che l'anno scorso ha avuto il merito di subentrare a stagione in corso e di stabilizzare il Monza a metà classifica, per carità, con una rosa con la quale ci si poteva benissimo permettere di farlo. Quest'anno ha mantenuto il Monza su certi standard, con un campionato tranquillissimo di metà classifica, ha valorizzato tantissimi giocatori, ha dimostrato di essere un allenatore anche elastico dal punto di vista tattico, e quindi si prende un meritato premio con il salto in alto, con una, tra virgolette, promozione in un club di caratura superiore, che è la Fiorentina, che gli mette a disposizione una rosa che comunque andrà ritoccata, andrà puntellata, secondo me anche spendendo dei soldi, più o meno in tutti i reparti. Però le basi per fare qualcosa di buono, Palladino le ha. Anche qua, piccola incognita del triplo impegno, perché la Fiorentina per il terzo anno di fila avrà, ahinoi, la Conference League, e quindi dovrà misurarsi con un calendario e una gestione del gruppo che per ora è inedita per la sua carriera. Però devo dire che ci può stare come chiamata. Poi Nesta va al Monza. Ecco, allora parliamone. Questa è una chiamata interessante, ma dico interessante non con accezione per forza positiva. È interessante proprio per il nome su cui si è buttato il Monza. Perché? Perché Nesta arriva da stagioni fatte in Serie B, l'ultima alla Reggiana, dove è subentrato a Diana e ha salvato una squadra che comunque era neopromossa e che aveva come obiettivo una salvezza anche magari all'ultimo momento. Nesta invece l'ha salvata con tante giornate d'anticipo. Per quel poco che ho seguito la Serie B è stato molto bravo, nonostante sia un allenatore giovane, se parliamo di anagrafica, a tenere la barra dritta nel momento più complicato della Reggiana, quel periodo in cui arrivarono 6 o 7 sconfitte di fila. La società non lo ha cacciato, ma lui è stato bravo a tenere in mano lo spogliatoio, e adesso si gioca le sue carte al Monza, tra l'altro superando altri profili che erano stati attenzionati dal club Brianzolo, come per esempio lo stesso Baroni, poi è andato alla Lazio. E bisogna capire come impatterà Nesta con la Serie A, che tra l'altro prima della Reggiana lui ha allenato almeno un paio di stagioni in Frosinone, prima al Perugia, comunque sempre Serie B. Anche qua può andare come può non andare, nel senso che dalla sua parte vai in una piazza dove comunque non ci sono particolari pretese. Diciamo che io il Monza lo associo un pochino, lo comparo un pochino al primo Sassuolo. Per quanto poi come zoccolo duro di tifosi il Monza qualche migliaio di tifosi in più del Sassuolo ovviamente lo ha, però ecco, si parla comunque di realtà piccole, quindi lì può lavorare con tranquillità. Nesta può permettersi di utilizzare il Monza anche un po' come palestra per approcciarsi alla Serie A. Dall'altra, il Monza ha comunque una rosa importante se paragonata alle squadre che ha allenato fino ad oggi Nesta, e quindi per lui sarà fondamentale riuscire a inserirsi in quel contesto. Ce la farà? Non ce la farà? Questo vedremo, dipenderà molto anche dal mercato che gli verrà fatto, però ecco, una chiamata insolita, mettiamola così. Per quanto riguarda invece il Verona, partito Baroni, la scelta è ricaduta su Zanetti. Paolo Zanetti, che arriva da un'annata durata pochissime partite, tutte sconfitte alla guida dell'Empoli, è rimpiazzato poi da Andrea Zoli, che a sua volta è stato poi rimpiazzato da Nicola. È una scelta che non condivido, sembra quasi che il Verona ogni anno ce la metta tutta per partire male, cercare di retrocedere, e poi a gennaio Sogliano deve fare nozze coi fichi secchi e mettere insieme, fare mercato per la salvezza. Non capisco davvero come sia possibile che Zanetti goda di così tanta fiducia. Un allenatore che, quando era stato accostato al Toro, io vi avevo detto assolutamente no, per quanto mi riguarda. Tra l'altro, era stato avvicinato al Palermo, Serie B, quindi parliamo, e non ha accettato perché non era convinto dal progetto del Palermo.
Ma ripeto, una scelta che non capisco, che non condivido. Per me, Verona Conzanetti avrà molte difficoltà, posto che comunque la squadra che gli verrà messa a disposizione varrà più o meno l'Empoli dell'anno scorso, se non meno. Quindi saranno tempi difficili dalle parti del Bentegodi. Poi abbiamo detto, ovviamente cambierà il Venezia, fuori Manoli. Si è parlato di D'Aversa, si è parlato di Di Francesco. Mi farebbe molto piacere che Di Francesco avesse un'altra opportunità in Serie A. Non so se a Venezia funzionerebbe. D'Aversa, ma anche qua gode di tantissima stima da parte degli addetti ai lavori, assolutamente dal mio punto di vista immotivata. Io, se fossi nel Venezia, proverei la classica mossa Kansas City, cioè un allenatore. Un po' quello che farà il Toro con Vanoli, in piccolo io proverei a ripeterlo se fossi la dirigenza del Venezia. Il nome che vi faccio è quello di Vivarini. Vivarini questi anni ha fatto molto bene, soprattutto nel biennio di Catanzaro, promozione, e poi ha portato i calabresi fino ai playoff, e meriterebbe una chance in Serie A. Certo, il rischio è di vedere un allenatore in difficoltà, perché chiaramente Vivarini non è più giovanissimo, non ha mai allenato in Serie A. Venezia comunque è una neopromossa che quindi dovrà salvarsi e cercare di mettere insieme più fieno in cascina il più velocemente possibile. Però, come caratteristiche di calcio proposto, Vivarini in questa Serie A ci può stare benissimo. Un altro allenatore che avrei visto bene ancora in Serie A e che secondo me meritava un'altra opportunità, ma non gli è stata data, è Alessio Dionisi, che andrà in B ad allenare il Palermo, ma oltre all'Udinese c'è un'altra squadra in Serie A che è ancora senza allenatore, ed è il Cagliari. Il Cagliari ha salutato Ranieri, che ha annunciato l'addio al calcio. In questi giorni leggevo che potrebbe affidarsi a Calzona, ex allenatore in uscita dal Napoli, che evidentemente potrebbe essere un nome spendibile per la panchina dei Sardi, per i quali dal mio punto di vista vale lo stesso discorso fatto per il Venezia. A sto punto, per prendere Calzona, io mi butto su un profilo underdog, che poteva essere lo stesso Vivarini o Dionisi, che appunto è andato al Palermo, e lasciatemi dire che è stata una scelta molto intelligente. Non è detto che funzionerà, ma a livello di società e di quello che troverà, Dionisi va in una piazza che comunque può garantirgli un certo tipo di standard, chiedendogli ovviamente in cambio di lottare per la promozione, ma il Palermo può benissimo farcela, soprattutto dopo quello visto quest'anno e vista anche la potenza economica che ha alle spalle. Ci sono però ancora due allenatori che al momento sono rimasti fuori dai giochi. In realtà sarebbero tre, perché c'è anche De Zerbi, ma non lo considero perché io credo che De Zerbi starà fermo e poi cercherà di guardarsi intorno per capire bene con calma quale possa essere la prossima avventura. Mentre invece questi altri due, secondo me, tornerebbero bene e volentieri in pista subito. Il primo è Sarri, che al momento ha avuto qualche offerta, l'ultima dal Panathinaikos rifiutata, però col gioco degli incassi delle panchine per Sarri non c'è più posto, detto che secondo me, proprio ragionando in senso assoluto, Cairo ci ha pensato poi. Come vi ho detto già in altre occasioni, è un'operazione infattibile per tanti motivi, in primis dal punto di vista economico, in secondo luogo perché ti sei tolto un allenatore che aveva pretese, te ne metti dentro uno che prende di più di stipendio e ha più pretese, infattibile, molto meglio abbassare gli standard. E l'altro è appunto Juric. Juric che secondo qualcuno aveva la fila di squadre che lo avrebbero preso posto, addirittura si parla di post Gasperini all'Atalanta, ha un'offerta in mano che è quella dell'Ajdux Spalato. Per carità, ottimo, perché Spalato, come ci ha spiegato spesso lui, c'è amore, quindi se tornasse lì troverebbe l'ambiente, un ambiente che gli piace, però dall'Italia al momento di abboccamenti non ne sono arrivati. Ovviamente, passatemi il tono ironico e adesso torno serio, Juric è uno che in Serie A ci può stare benissimo, che se fossi per esempio Udinese, Cagliari, eccetera, eccetera, ci avrei pensato, anche se credo che almeno 2 milioni devi dargli, non so se quelle società lì possono permettersi o vogliono banalmente spendere una cifra del genere per un allenatore. Quindi c'è il grosso rischio che Juric stia fermo oppure che per lavorare debba trasferirsi in un campionato di neanche secondo profilo, ma terzo profilo. Vedremo come finirà. Nel frattempo, ditemi la vostra con un commento qua sotto. Grazie per avermi ascoltato. Ci vediamo molto presto e sempre forza Toro!